Titolare in campo, Pari, Cannavaro, Bia, ha dato un pallone tra i piedi, ha cercato di alzarlo quanto più possibile e c'è per fortuna questa impenetrabile. Al limite dell'area c'è il tiro e il rinvio da parte l'onnipresente Baresi, che calamita come al solito il pallone sul suo piede e lo rilancia. Se per infortunio, se probabilmente Corradini avrà solita superba galoppata in avanti. Papen, già battuto il calcio di punizione, il colpo di testa di Cannavaro che alza Campanile, poi al limite una finta di Papen, il recupero, Maldini manda a centro ma colpisce Cannavaro, Maldini lo ottiene mentre Baresi fa segno ai suoi di portarsi in avanti, non riesce a raggiungere il pallone Lentini che non ha recuperato certamente la forma migliore e in campo e lacizza un po' questa atmosfera da Voremo se di reciproco rispetto, se così si può dire, anche se non disdegnano al momento opportuno del Napoli. Costa Curta dà in avanti, il rinvio di Cannavaro superato da Costa Curta, pallonetto in avanti, Cannavaro al Milan, forse era azzurro, Simone che cerca di controllare di testa il pallone, Cannavaro, i compagni, poi Simone, vivacissimo, perde palla, il lancio su Simone, fermato in seconda battuta, accorrono i sanitari del Milan su Simone che si è infortunato al piede, pallone rinviato da Baresi, poi c'è il fallo di Papen non visto su Cannavaro che ovviamente sostituito fino a questo momento i titolari ed hanno tenuto testa alla squadra. Il Napoli ha pareggiato sicuramente, se non superato, le occasioni da gol capitate al Milan nel primo tempo, lo positivo se alle spalle avessero avuto su Fonseca che stava per sottrargliela. Simoni anticipato, tirar fuori il cartellino giallo, c'è un tentativo di bordata da parte in maniera abbastanza elegante, mentre il Napoli recupera la palla, cerca di andare in avanti, Desailly dovrebbe aver commesso fallo su Cannavaro, con calma vedete si recupera il pallone, Desailly su Cannavaro, anche se c'è stato tensione, c'è il rinvio al limite dell'area, Papen il suo tiro, aiuto, veramente si soffre, recupero ancora da parte di Donadoni, poi tentativo di battuta da lontano di Simone, poi Simone lanciato in area, attenzione, pallone che finisce a fondo campo, non mi sembra sia stato toccato da che ha segnato forse il più bel gol della sua carriera, un gol che se riuscirà, siamo un minuto oltre il 45esimo, l'arbitro dovrebbe fischiare la fine mentre non riesce a evitare il calcio d'angolo Cannavaro, attenzione, ultimi spratti, hanno abbattuto i campioni d'Italia, ha battuto una delle squadre più forti del mondo, vedete la felicità di Cannavaro che ha regalato la sua maglia.